Ci siamo! Torna Escudetto e questa volta siamo a Renato Dall'Ara. Il Bologna affronta le Zebre e si schiera con un 4-2-3-1. Difesa 4 con Tomiyasu e Dykes sulle fasce, Medele e Poli pronti a interdire a centrocampo. Sulle fasce Orsolini e Barrow, Soriano a supporto dell'unica punta, un falso 9, Palacio. A te Zebre. Le Zebre giocano con una difesa 3 con De Ligt, Bonucci e Chiellini, Cuadrado come terzino destro, Alexandro terzino sinistro, a centrocampo Pjanic e Bentancur davanti, Paolo Dybala come trequartista, dietro Higuain e Ronaldo. Zebre molto molto offensive e con una difesa, pronto al tridente, una difesa, la difesa 3 che mister Raimondi non ha mai proposto in completamente questa parte di campione. Diverso la tattica di Taillé. Vediamo poi. Vediamo Miss Taillé. Miss Taillé come si comporterà. Subito pressing di Ronaldo. Bravo, dai, Danilo. Danilo, chiaramente quello del Bologna, non quello delle Zebre. È in possesso di palla ora il Bologna. Con Barrow serve Dykes che tocca per Medel. Siamo già noi in possesso di palla. Bravo, Poli. Che vede bene gioco. Orsolini. No. Orsolini fuori, fuori gioco. Punizione per le Zebre. Adesso cominciamo a giocare, due minuti con questo palla del Bologna, vai Chiellini. Una delle tattiche del Bologna sarà quella di fermare le incursioni di Dybala e di Ronaldo, sacrificando anche Medele e Poli a centrocampo, anche loro a centrocampo. Sbaglia il colpo di testa Cristiano Ronaldo, peccato. Vai Paolo Dybala, calcio di punizione, Ronaldo! Facile per Skorupski che blocca in sicurezza. Sono passati 5 minuti, la Juve ora sta prendendo un po' in mano le redini dell'incontro, ma il Bologna sta tenendo. Bravo Barro. Quadrado. Rientra bene in area, Pjanic, cross dentro. Troppo solo. Lì c'è ancora Alexandro che può rimetterla dentro. Ancora Alexandro. Bene, chiuso bene, direi, da Tomiyasu, sì. E così corner per le Zebre. Paolo Dybala batte lui il corner, arriva Alexandro. Bravissimo Skorupski, quello che vedo da Skorupski, che si porta a casa il suo classico 6,7 e che dà sicurezza a tutto il reparto difensivo. Dykes, errore di Pjanic, ottimo qua, serve Palacio campo, che prova a muoversi tra le linee della difesa, no, della Juve. No, ecco Orsolini, sì Orsolini. Alexandro, grande intervento di Alexandro. Di Alexandro che mette in corner dove Orsolini proverà a creare pericoli. Ancora Bonucci di testa, non andiamo a pressare su Barrow, dai, qualcuno che esce, non in due però. Barrow riparte dal centro, proprio da Bani, che serve ora Tomiyasu, ancora Bani che dovrebbe darla indietro. 2-0 per la Juve, c'è una punizione che batte Pjanic. Bene, bene così, una la barriera. Un po' che sta battendo ultimamente. Mi ha ricordato alcune punizioni di Ronaldo più che di Pjanic. Ora Bentancur, certa sorpresa, mentre nella Champions non l'abbiamo quasi mai visto Bentancur. Forse in qualche partita nei minuti finali, però mai titolare. Palla ci crede, in mezzo, mister Bonucci! No, Bonucci! Bravo Skorupski, manteniamo la porta inviolata, che è un po' quello che vuole mister Daino per poter arrivare almeno al primo tempo con la porta inviolata e poi giocarcela in contropiede nella ripresa. Alexandro, attacca Alexandro. Bravissimo in pressing Tomiyasu. Doveva marcare Ronaldo, ma si sta facendo in due, perché oltre a marcare Ronaldo va anche a... di Pjanic. C'è Higuain! Spreca Higuain. C'era fuori gioco. 4-0 per la Juve. Il Bologna tiene. Forza ragazzi. Ancora Cuadrado. Vai Cuadrado! A spazio Cuadrado! Non gli è riuscito. Esatto. Contro il Manchester City. Rivediamolo, anzi Juan no. Cuadrado, sì, incredibile, sì. Azione per le Zebre. Skorupski qua invece di ripartire dal basso rilancia. Tiro, però non mi è piaciuto questo tiro di Cuadrado. E qua Cuadrado, certo, col Manchester City, meglio, la poggiata di testa. Inguardabile. Era un passaggio per Skorupski. Telefonata a casa, attenzione a Bani, ammonito. Ci ha piazzato Pjanic, non me l'aspettavo il tiro, Ma sempre lui, stranamente Cristiano Ronaldo gli ha lasciato le rimesse laterali. Ancora Cuadrado. Con la tenuta. Si accentra ancora Cuadrado. Canarino, direi, più che Zebre, Canarini. Vai Sandro in area, Sandro il sinistro. Mamma mia, che tiro. Ma che bravo Skorupski. Plastic Man. Skorupski compie veramente una. È arrivato il momento di farlo adesso. Parata. Vai Dybala, cross dentro, arriva Ronaldo. L'appoggia. Un po' fuori dal gioco, direi che finora la tattica
di contenimento di Mr. Dino ha retto benissimo. Qui si dimentica il pallone. Attenzione! Chesney! Attenzione! Palacio! Rodrigo! Palacio! Che errore! Che errore madornale! Assist di Skorupski. Rivediamo. Guardate qua, ma esci! Ma che problema? Vado io, vai uscire. Tu. Vado io, vado tu, vai tu. È sceso ma intorno cosa indietro. Fai? Ma poi si butta, ma cosa fai? Chesney! Cosa ha fatto Palacio? Chesney! Grandissimo ma Rodrigo. Tutto un altro Chesney rispetto a quello con l'Ipsia. 8 tiri a 1, poi vabbè, io non lo so. No, quindi... Dopo quella contro Genoa e Parma, veramente. Questa difesa 3 in questo momento non ha funzionato. Buon per errore, il Bologna che si è portato in vantaggio nell'azione unica di contropiede. Bravi così. Però non abbiamo sfruttato le occasioni. 8 tiri a 1, incredibile. Non sfrutta l'occasione. Dybala, palla in mezzo, Higuain! E adesso batte Dybala il calcio piazzato e segniamo. Segna. Forse non deve più tirarle piano. Pipita, è durato pochissimo. Grande Pipita, il pareggio delle zebre. Qui ci siamo forte dimenticati sul secondo palo. Forte sul secondo palo Higuain, arriva di testa. Bellissimo gol di Higuain, 1-1. Meritato, sicuramente meritato. Malissimo la difesa del Bologna. Su questo calcio piazzato ha lasciato saltare da solo sia Ronaldo che Higuain. Ottima la scelta di Miss Francesca Straie di insistere su Higuain, che ovviamente non vedeva più il campo, soprattutto con la Pjanic. Perché batte Pjanic? Ormai le tira Dybala. Skorupski rinvia. Peccato, è durato poco il vantaggio, ma va bene così. È durato veramente poco la gioia per i tifosi del Bologna. Che gol, però meritato. Rodrigone schierato in questa posizione perfetta per lui di falso 9. Non ci sono punti di riferimento per la Juve e il Bologna appena potuto ha colpito. Siamo ormai alla mezz'ora di gioco, palla per Chiellini. Chiellini che tiene un possesso di palla, Bonucci per De Ligt. Un po' lenta questa manovra della Juve, sta cercando spazio su Quadrado. Quadrado va sulla fascia, può darla a Dybala, Dybala col sinistro, non la mette in Quadrado. Mezzo, ancora Quadrado. Pjanic la stoppa, di nuovo Quadrado. C'è spazio, questi Quadrado, triangoli, vai, occhio. Mettila, Pjanic, Higuain. Gigioneggia in area. Vai. Mamma mia, che ancora pericolo. Quadrado, difende, Danilo. Fallo di Danilo. Fallo. Rivediamo. Fallo di Danilo. Rivediamo tutta l'azione. Hanno gigioneggiato un po' troppo le zebre o i canarini che siano. Spazio per il cross. Quadrado. È entrato bene Quadrado. Poi poteva tocca darlo dietro, assolutamente a Higuain, invece ha dato per Pjanic. Un po' in ombra Cristiano Ronaldo. Sì, Cristiano Ronaldo si è visto poco per il momento, se non arrivano palloni. Non vorrei dirlo troppo presto. Pjanic! Tutti chiusi. Via Soriano, via sta palla. Via sta. Dybala, Dybala. Allora è un assedio quello bianconero, ma Medel che rilancia. No, un'altra volta possiamo... no, questa ormai volta. Io... Questa... Tra l'altro Skorupski assist. Questo sì, assist. L'ha fatto, attenzione. L'ho visto. Higuain, Bentancur. Si muove bene davanti la Juve, ha avuto questa, diciamo, paresi mentale difensiva quando De Ligt ha lasciato Chesney che esco. Alessandro, occhio, Bentancur. Cross dentro Higuain. Spara facile Skorupski. 37esimo di gioco. Dicevamo, dobbiamo arrivare all'intervallo con almeno l'1-1. Il vantaggio sarebbe stato ancora meglio, ma va bene così. Bella l'azione di Bentancur che prova, ma Higuain Pomolle. Sì, dai, però 14-3-1, per ora un gol per le zebre. Sì, sono un po' i cartellini che preoccupano Mr. Dino in questo Bologna, sono stati un po' tanti, forse dovremmo abbassare l'intensità e l'aggressività. Attenzione, Sandro, Higuain! No! Higuain ha fatto un gol e poi ne ha sbagliati. Di testa di Higuain. Ne ha sbagliati diversi, rivediamo ancora una volta l'azione. Entrata, bel cross di Alessandro, Higuain è solo in mezzo, sbaglia. Pjanic è abbastanza libero, nonostante io abbia dato delle indicazioni, cioè quelle di Mr. Dino, di marcarlo e cercare di essere in pressing asfissiante. È chiaro che siamo sempre in 11 e quindi se dobbiamo marcare Ronaldo, che non si è visto, poi alla fine non è che possiamo marcarli tutti. Orsolini, bella la palla, Danilo Chesney l'ho vista entrare questa veramente, volta Danilo. L'ho vista entrare, bravissimo Orsolini sui calci piazzati, è sempre un pericolo. Bani svetta e Danilo, che comunque già aveva segnato contro la Juve, Danilo. Abbiamo visto due occasioni a parte Bologna e due volte pericolose, quindi molto pericolose.
sono già finiti 2 minuti di recupero, c'è un corner ancora da X, sempre ammonito. Facciamo attenzione a questi cartellini, mi raccomando. Dybala va a battere questo corner, è importante arrivare via, via Medel, via Medel. Poli, calciamo via, andiamo a riposo così, andiamo a riposo così. Fine primo tempo, 1-1, direi che non tanto nel 58%. Errore gravissimo di Wojciech Szczęsny, il peggiore delle zebre. Tiri 15-2, 8 tiri a 2 in porta, molti falli da parte del Bologna che in qualche maniera deve limitare le azioni bianconere, o meglio oggi giallo canarino. Vediamo un attimo le pagelle, dimmi tu delle zebre. Delle zebre, Paolo Dybala un assist, 6,8, bel calcio di punizione battuto, Higuain gol, 7,2, se ne è mangiati tanti. Ronaldo 6,6, ci aspettiamo sicuramente di più. Szczęsny 6,6, per me dobbiamo dargli anche 3, perché un errore così non è da lui. Sì, madornale, mentre nel Bologna voti inspiegabilmente troppo bassi, soprattutto per il centrocampo e l'attacco. Comunque il Bologna si è ben difeso, brilla chiaramente Palacio, che ha saputo cogliere l'attimo con questa rete che ha portato in vantaggio il Bologna. Andiamo quindi subito al secondo tempo e vediamo se le zebre riusciranno nell'impresa. Cosa succede? Ronaldo fallaccio di Poli. Prende un fallo. Aia. Cos'è? No, calma. Giallo per Poli. Inutile. Ronaldo, inutile, si è preso il fallo così. 4 già ammoniti, questo mi preoccupa molto. Bravo Alessandro, no, non la tieni. Mi preoccupa molto questa aggressività, forse inutile, soprattutto all'inizio del secondo tempo. Forse volevamo far capire a Ronaldo che non troverà vita facile. Palla per Soriano, usciamo da questo pressing con Orsolini, sicuramente uno dei giocatori di maggior talento del Bologna. Apriamo di qua per Barro, si è visto un po' poco Barro, a questo punto potrebbe anche uscire. Poli intanto tocca per Orsolini, che va via. Barro, eccolo lì Barro! Avevo visto che si era visto poco, ma mi ha subito. Anche questa azione pericolosa Bologna. De Ligt per Pjanic, Bentancur. E intanto il tempo passa, va bene così per noi, Alessandro. Chiudiamolo. Palla dentro Higuain, ma basta Higuain, adesso fallo un altro di testa. Higuain applaude, bene così, applaudiamo anche noi lui, perché questo erroraccio ci fa sicuramente piacere. Dybala per Ronaldo! Niente. Ancora Skorupski, ma quanti calci piazzati per le zebre? Ancora nessun gol. Ci arriva Skorupski. Dura questa partita per le zebre, sembrava una passeggiata. È bravissimo Poli. Ancora De Ligt. Teniamo ragazzi. Ci avviciniamo al 60esimo, dove potrebbe esserci un primo cambio. Intanto Cuadrado in possesso. Cuadrado per Pjanic. Vediamo più reazione, va a battere ennesimo calcio piazzato, rigore, già munito, fuori dice. Rivedere questo fuori rigore. Dice. No, aspetta, non c'è nemmeno bisogno di capire chi batterà. Voglio rivedere, batterà. Rivediamo un attimo questo. Vabbè, dai, netto, è già anche ammonito e non l'ha espulso. No, io voglio rivederlo, secondo me non era calcio di rigore. Per me questo è anche rosso. Vediamo un attimo, allora, facciamo col gioca. Ma che rigore è? Dai, sgambettato. Ma che rigore ma è? Poi non è rigore. No. E c'è la prima polemica, rigore per la Juve. Scusami, ma dopo quelli pubblico, col Cagliari, quello il pubblico di Bologna. Di Balotelli, dai, no, va bene. Il pubblico di Bologna rigore. Non accetta. Ronaldo contro Skorupski. Dai Skorupski. Vai Ronaldo. Paolo. Skorupski. Attenzione. C'è Ronaldo. Tiro, rete! Ronaldo! 2-1 zebre! Immeritato. Dai, meritato cosa? Un rigore assolutamente dubbio. Infallibile dal dischetto CR7. Bellissimo. È imparabile il rigore di CR7. È imparabile, però insomma il Bologna aveva fatto tanto fin qua. Vabbè. Forza ragazzi, non è finita. Forza Bani. Un rigore che sembra tagliarci le gambe, ma la partita è ancora lunga. Noi speriamo magari un intervento sbagliato di nuovo di Szczęsny. Palla per Medel, Dykes sulla fascia. A questo punto sono veramente troppi gli ammoniti e quindi provvederei, come mi dice il mister Dino, a fare un cambio a centrocampo, magari per dare un po' più di qualità al gioco del Bologna. Attenzione a Cuadrado, attacca ancora Cuadrado, sbaglia il cross, altro corner per la Juve, anzi per le zebre. Lo va a battere Dybala,
Sempre Dybala dalla bandierina. Dybala, palla dentro Ronaldo, ancora lì Bentancur. Palla per lui, sbaglio, Poli. Recupera fallo di Poli. Ma no! È Barrow. Ennesimo cartellino giallo. Speravo fosse Poli, vai. Punizione dal limite. Batte Pjanic ancora. Pjanic! La mette perfetta sotto l'incrocio. 3-1. Due calci piazzati. Dobbiamo sfruttarli questi dubbi, calci piazzati. Dubbi. Rivediamo. Dobbiamo sfruttare questi calci piazzati. Anche questo fallo, questo che tiro, giallo. Che tiro. Capolavoro balistico di Miralem Pjanic. 3-1, meritatissimo. Per le zebre. Meritatissimo, adesso direi di no. Vediamo, il Bologna va a cambiare. Abbiamo tutta la squadra ammonita. A questo punto direi proviamo un Atalanta contro l'Atletico Madrid. Proviamo a buttare dentro un buon Sansone. A questo punto lo mettiamo al posto di Medel. Vediamo di provarlo a mettere qua con Barrow che va a fare coppia davanti con Palacio. Palacio sempre falso 9 e invece Barrow va a fare il centroavanti. Abbiamo bisogno di spingere un po' di più. Soriano a centrocampo fa il regista avanzato e proviamo a giocarcela così. Vediamo cosa fanno le zebre. Allora, qua mi sembra... Sì, io tolgo... Anzi, Francesca mi dice di togliere Paolo Dybala e mettere Blaise Matuidi a centrocampo, dare un po' più di supporto, se ci riesco. Allora, Matuidi lo metto come incontrista, un po' più... difensivo sicuramente. Questo è un cambio diciamo allegriano, se mi posso permettere. È abbastanza allegriano, però serve. 3-1 adesso non bisogna più attaccare perché abbiamo due gol tutti di vantaggio. Tutti ammoniti noi del Bologna. Direi che avrei qualche dubbio sull'arbitraggio che ha dato tanti cartellini al Bologna. Non c'è nemmeno un cartellino per le zebre. E oltre il rigore, quella punizione. Insomma, ci sarà da recriminare per mister Daino. Intanto comunque giochiamoci la partita. Niente alibi, abbiamo ancora mezz'ora di gioco e possiamo ancora pareggiarla. Siamo in 11 in campo, anche se sono tutti ammoniti. Però possiamo farcela. Vai Tomiyasu, la tocca per Bani, ancora Tomiyasu, palla per Poli. Non so perché, ma Pjanic a pressare. Soriano, dai veloci. Non ce n'è bisogno, adesso sì. Alziamo i ritmi di gioco e mettiamo una tattica più positiva. Soriano. Bentancur, splendido recupero. Vai Bentancur. Ancora palla per Higuain. Ma la toccata di mano, la stoppata di mano, ragazzi. Palla di Skorupski, cosa si è mangiato qui? Mamma mia, Pipita ne ha sbagliata una dopo l'altra. A parte il gol, che l'ha pareggiata. Sì, però. Bella giocata di Bentancur che ha visto. Si sta conquistando un posto titolare. Attenzione. No, dai, la presa difetto. Qua devo essere. Ho volato Skorupski. Devo essere onesto. Bravo Skorupski che mette in calcio d'angolo. Va detto 20 tiri. A 3, Orsolini intanto è un altro di quelli che ci tiene molto oggi. Ronaldo sempre poco nel video del gioco, però comunque ha fatto un gol. Higuain di testa, basta Higuain però. Higuain veramente, rivediamo ancora una volta. Quante occasioni sono piovute in testa Higuain? Direi sì, non tra poco uscirà Higuain perché mi ha un po' deluso. Entra Marquez nelle zebre. Se ci sia, potrei mettere magari un Douglas Costa che sulla fascia va un po' più veloce. Vai Alessandro di testa. Riapriamo questa partita, riapriamola. Forza ragazzi, con Poli. Adesso ci sarà probabilmente un altro cambio per dare un pochino di manforte al centrocampo oppure mettere un'ala, un qualcuno che possa saltare l'uomo. Adesso il Bologna ha ripreso in mano un po' le redini del gioco. Orsolini si fa tutto il campo da destra verso sinistra, poi la tocca indietro per Dijks, che tocca ancora per Soriano, ancora Dijks che prova ad andare via. Dai Bentancur, Soriano, no. In mezzo per Poli e non c'è nessuno che si inserisce, dai sovrapponiti. E certo Orsolini è un po' cotto. Orsolini, Poli, ancora, no? Sansone, ebbene, è entrato bene in partita Sansone. 65esimo, a questo punto provvederei a un cambio ancora nel Bologna. Sono due i gol da recuperare. Barro a 6,4, già ammonito. Proviamo a mettere il pennellone Santander, palla lunga verso Santander e vediamo cosa succede. Poi andremo verso il 75esimo a fare l'ennesimo cambio. Cosa cambia invece nelle zebre? Fuori Higuain, dentro Douglas Costa che io vado a mettere a sinistra.
e Alessandro come terzino sinistro. Stiamo un po' più coperti. Ronaldo prima punta. Mamma voglio mia. Che arrivano un po' di palloni a Ronaldo. Dalla sinistra stiamo attaccando un po' di più. Quindi forza Federico, ancora uno Santander. Palla dentro Chiellini. Para bene Skorupski. Diciamo Bologna sfortunato negli episodi, anche se la Juve sicuramente ha giocato meglio. Poi quando lasci un po' di spazio al Canarini, Zebre ti possono punire. Matuidi, eccolo qua in posto di palla, serve Sandro. Su lui Tomiasu, palla dentro Ronaldo, alto un po' alla Higuain, poi applaude sì, il pubblico bolognese lui a fare Higuain, che lo sta fischiando abbondantemente dopo il rigore realizzato sicuramente dubbio. Intanto Alessandro, rivediamo, guarda Douglas Costa si è andato in area, mi aspettavo la giocata di Douglas Costa. Forza, mancano 20 minuti. Andiamo. ci serve un gol per provare un po' a sbloccare il tema tattico che vede la Juve sempre in possesso palla. Ancora Bentancur, Douglas Costa sbaglia il tiro col destro. Qui invece Dykes molto bene. Passare quadrato altissimo. Lancia lungo, siamo arrivati al 73esimo. Ci proviamo con un cambio della disperazione ormai al 73esimo. Attenzione Ronaldo. Ronaldo difende il pallone e mette in un mezzo. Corner. Forse Ronaldo da solo sta un po' faticando. Due calci piazzati, questi ci hanno condannato, anche il terzo in effetti. Ancora Ronaldo, l'ho appena detto, 4-1 Zebre, è meritatissimo. Dykes sulla linea di porta. Dykes non benissimo oggi con Ronaldo. Non benissimo. Pjanic, cross perfetto, Tomiasu, 4-1 Zebre, Ronaldo. Però Dykes, svegliati, sei rimasto impalato, e anche i compagni di squadra lo mandano a quel paese, perché francamente ha fatto molto male. Adesso uscirà, adesso si tocca il polpaccio, simula di avere un dolore, forse il dolore del palo. Dai Dykes, Soriano, ancora Dykes, prova ad andare via vai, se Pjanic. Non ti mando via io, attenzione Dykes, vai in fascia, la tocca dietro per Soriano, gira all'M. No! Mamma mia, le Zebre cosa hanno rischiato. Ultimo cambio nel file del Bologna, a questo punto esce proprio Dykes e la proviamo ancora mettendo un chi mettiamo? Possiamo alzarci magari mettendo Tomiasu in mezzo e dare più forza con un Skovolsen che potrebbe andare più avanti qua, e Orsolini a sinistra come esterno invertito. A questo punto sì, vabbè, non c'è molto da fare in questa. Proviamo a metterci così con Bani centrale, se però si riuscisse a rimettere, ok, Bani centrale, Sansone, Orsolini, Skovolsen fa tutta la fascia e dall'altra parte questo non è che sia un cambiamento tattico che possa darti, Sansone si alternerà sulla fascia sinistra con Orsolini che cercherà dalle parti più difensive di alzarsi. I cambi sono quelli, 4-1 non cambia molto, però proviamo a fare qualcosa ancora. Allora, io tolgo De Ligt e metto Bernardeschi, visto che Dino si è messo tutto sulla destra, noi attacchiamo dalla destra dove si è un po' scoperto con la sinistra, vediamo. E noi a sinistra Fede andremo Bernardeschi a fare male con il buon Sansone, speriamo di farcela, manca un quarto d'ora alla fine. Bologna prova il tutto per tutto, diciamo che Dykes, Bonucci, palla lunga, così c'è un altro rigore, rigore, attenzione, 24 tiri 5. Vediamo Poli che a questo punto cerca di fare qualcosa anche in fase difensiva, Soriano, Danilo, imposta lui il passaggio, però Santander quelle palle devi arrivarci tu, dai Sansone, adesso bella palla, forse no. Proviamo a cercare la superiorità numerica a sinistra, tenendo addirittura basso Sansone, vediamo se... Adesso quei due senza un terzino, Bernardeschi, vediamo se riesce ad andare, fallo di Sansone, brutto fallo. Sansone fallo, si lamenta, questo era un fallo, di frustrazione. Manco giallo. Beh certo, ci mancherebbe, ha dato giallo tutta la squadra, ci mancherebbe, siamo all'80esimo. Arriva nessuno, alto. Nessuno. Dai ragazzi, su, serve ancora almeno uno sforzo per dimostrare. Vai Orsolini! Sì, no, Szczęsny! Sì. Mamma mia, Szczęsny, oggi sicuro, male, guarda, potevo mettere,
potevo mettere Buffon, secondo me. Bene comunque Orsolini. Gialla che... da nascosta. Attenzione Ronaldo, che si è spostato sulla fascia sinistra, ma Bani riesce a recuperare. Dai Palacio, mi sembra ormai a corto di energie il Bologna, siamo ormai all'86esimo. C'è ancora in possesso palla alle zebre, va Alessandro. C'è spazio per Douglas Costa, può tirare con il suo destro, anzi il sinistro. Niente, niente di fatto. Niente di fatto, Poli è chiaramente stanco morto, ha fatto quello che poteva. Bravo Tomiasu che rinvia questa difesa 3 del Bologna per gli ultimi minuti di gioco, siamo ormai all'89esimo. La Juve in pieno controllo, Douglas Costa. Douglas Costa ancora lì. Danilo via, 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 via. Bravissimo Danilo. Cioè, bravissimo. 27 tiri a 6, diciamo che questo 4-1 ora non ammette repliche. Orsolini prova per Santander che viene a recuperare il pallone come fulcro del gioco, poi lo perde. Bonucci. Poi lo perde male. Douglas Costa riparte con la sua velocità. Douglas Costa è fallaccio di Poli. Poli ma no. In tutti i modi cerca di fermarlo. Ma Douglas Costa è impazzito. Douglas Costa continua a bravo, correre. Bravo Poli. Questa è l'anima del Bologna, questo è quello che volevamo vedere per, in tutta la partita. Siamo stati sfortunati però. Sfortunati. Sì, 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 episodi gialli, che però, non ci sono piaciuti. 26-6. Però diciamo. Comunque i ragazzi si sono battuti bene, non è qui che dovevamo fare francamente punti. Però Mr. Dino secondo me può essere contento, certo l'1-0 ci aveva un po' illusi, ma poi alla fine non è stato scovolse. Dai, recupera quel pallone mentre la Juve prova ancora una volta con Sandro. Sandro Bernardeschi, il cambio è giusto, 5-1 Fede Bernardeschi. Male, male, male. Ancora male un altro qua. Gol per le zebre. Malissimo qua Danilo. Bello, bel cross. Attenzione, Bernardeschi entra benissimo. Entra veramente bene nelle Champions, non si è mai visto. Anzi no, è Danilo che guardate Bernardeschi. Come Ma Danilo, ma santo cielo Danilo, ma non puoi, fai segnare di testa Bernardeschi. 5-1 zebre. 5-1. Gran gol di Bernardeschi, cambio brutta giusto. Brutta sconfitta per il Bologna. Meritata in questa dimensione direi. Adesso abbiamo buttato via il pallone, la squadra si è scoraggiata. Orsolini butta ancora in mezzo una palla per Bani, ci stava. Il 5-1 è un po' troppo, forse 3-1 era un risultato più giusto. Siamo ormai alla fine dell'incontro, le zebre non hanno più nulla da chiedere a questo punto e vanno. Aspettiamo solo il fischio 4 dell'arbitro. Punti di vantaggio sulla Lazio, dico bene? Sì, 4 punti adesso che la Lazio ha perso contro l'Atalanta. Certo, è già un bel vantaggio. Si può parlare di fuga. Intanto Szczęsny gigioneggia, si aspetta solo si più. Perde un po' di tempo. Il fischio dell'arbitro. Chiellini. E finisce qui, le zebre vincono 5-1 contro il Bologna. Bologna che è stato molto falloso, tantissimi cartellini gialli. La partita si è decisa alla metà del secondo tempo, anzi diciamo nella prima parte del secondo tempo per un rigore. Ripeto, ancora un pochino dubbio, una punizione magistrale di Pjanic e con questi due calci piazzati diretti la squadra allenata da Miss Francesca Taillé porta a casa un 5-1 e porta a casa soprattutto i 3 punti importantissimi nella lotta per il titolo. Andiamo a vedere le pagelle. Pagelle delle zebre? Le zebre tutti molto molto bene. Allora, Szczęsny per me, a me non è piaciuto per quell'errore. Del resto veramente Alessandro 9, Pjanic 9,1. Ronaldo 9,1 con 2 gol, si è visto un po' poco ma comunque. Quando la sua partita l'ha fatta. Bernardeschi entra molto bene. Due sigilli che gli permettono anche di avvicinarsi a Ciro Immobile che ieri non però ha segnato. Immobile veramente avanti però. Però il Bologna, insomma, una partita bella nel primo tempo, abbiamo contenuto gli attacchi e quello che è stato dato come indicazione da Mr. Dino è stato seguito alla perfezione. Abbiamo anche fatto gol con il grande Rodrigo Palacio che ha sfruttato un errore difensivo. Questo gol un po' ci ha illuso e vediamo comunque Skorupski, nonostante i 5 gol, ha preso 6,7 e ha fatto addirittura un assist. Gli altri, insomma, i voti sono quelli che sono, solo un 7 per Rodrigo Palacio, tutti gli altri, c'è cioè un 6,5 a Poli per l'entusiasmo, la grinta e la determinazione messa in campo. Troppi ammoniti e per Mr. Dino c'è da lavorare per la prossima partita perché il Bologna sicuramente può fare di più. Dal Renato Dallara per ora è tutto, vi salutiamo e ci sentiamo di nuovo domani.
Ciao a tutti da Panoz e da Simone. Ciao ciao. Ciao.